Il filmato che TV Telecentro ha preparato per ricordare Costantino Rozzi è di quelli che faranno tornare lo spettatore indietro nel tempo e lo proietteranno in un periodo storico dell'Ascoli Calcio e di Ascoli Città, in cui la passione e l'entusiasmo del vulcanico presidente sono stati protagonisti indiscussi. L'archivio di TVA è stato in tal senso particolarmente prodigo di immagini. Il difficile, per la verità, è stato far opera di selezione del tanto materiale visivo in nostro possesso. L'idea è quella di proporre un film che vuole sintetizzare il Rozzi pensiero, testimoniando il modo in cui il presidentissimo ha creato e vissuto il fenomeno Ascoli Calcio. Si tratta di una lunga sequenza di immagini e di interviste volutamente montate in maniera un po' disordinata, così da avere l'opportunità di provare le stesse sensazioni di quando si rivedono i vecchi filmini di famiglia. Scoprirete che il tempo è passato, ma che il ricordo di Costantino Rozzi e del suo Ascoli sono ancora vivi e vivi rimarranno per sempre. È un sogno. E aver portato le Marche in Serie A, per me forse la cosa più importante che io abbia fatto nella vita. Secondo gol, un'azione personale di Pasinato che supera un avversario, entra in area, salta il portiere e rimette al centro per il centravanti che appoggia in rete. I'm so high in the sky, high. I don't know and I just don't care for what they're playing. Fa proseguire in mezzo sinistro, traversone al centro e Zandoli in fila. La rete del pareggio è di Quadri. È l'1-1 e siamo al 14° della ripresa. Greco, Moro, ancora scorse. Il suo traversone, finta di Roccotelli, Moro, tiro ribattuto, Quadri, rete. Il Del Duca esplode. Poi tocca Zuccheri, la palla finisce a Moro, ottimo il controllo del capitano, Legnaro, finta il tiro, ancora Legnaro al tiro, il tiro di Legnaro in rete, Legnaro ha centrato il 7 alla sinistra di Bardin. Fischio dell'arbitro, Moro, tiro e rete. Nel calcio Costantino Rozzi c'è entrato quasi per sbaglio, ma aveva imparato a conoscerlo. In tempi non sospetti vide i pericoli che incombevano sul mondo del pallone, ma in pochi seppero trarre vantaggio dai suoi ammonimenti. Sono stato sempre un consigliere dell'Ascoli dal 1956. Comunque il calcio non mi interessava. Non mi interessava perché non l'avevo mai né frequentato da ragazzo come giocandoci da ragazzo e né avevo visto forse mai una partita. Mi hanno incastrato a fare il presidente. Comunque adesso mi piace. Io credo che è una malattia, questa è una malattia che una volta contagiati non ci si riesce più a liberare. Per noi ascolani, anche poi marchigiani, abruzzesi, perché noi stiamo qui, l'Ascoli Calcio è un mondo di riferimento, è un elemento che è un'azione promotrice dal punto di vista sociale, industriale, economica e turistica. Il calcio è veramente un fatto sociale, è uno sport di massa sia come partecipazione sia come interesse.
Il calcio è un fatto, è un elemento proprio di polarizzazione dove tutte le classi sociali sono interessate, tutte, ossia nel calcio non c'è distinzione tra intellettuali oppure analfabeti, tra imprenditori e operai, che magari c'è una, prima della partita c'è una conflittualità sindacale e poi nella partita siamo tutti d'accordo in questo caso a gridare viva Ascoli, non, tra anche classi politiche diverse. Il calcio è veramente l'unico elemento sociale dove accomuna tutte le forze, tutte le intenzioni e tutte le classi sociali. Un fatto anche dal punto di vista sportivo ed educativo importante, perché il calcio è praticato da un'enorme quantità di persone. Noi vediamo, a parte il professionismo, che sono la A e la B, poi il semiprofessionismo, il C, C1, C2, la quarta serie, il settore giovanile, poi le squadre aziendali, le squadre rionali, praticamente sono ci sta centinaia di mila persone che praticano proprio attivamente il calcio. Poi quando tutti quanti, io ho fatto calcio, tutti, qui magari dopo la riunione, basta vedere qui un piazzale, basta una palla, tutti danno una, non, io credo che non esiste in Italia una persona che non abbia dato una sgambata a un pallone. In quanto tu sai, io ho avuto alla festa d'amicizia, ho avuto un grosso successo come Ascoli Calcio, perché c'è stata una discussione sul calcio e vi dico sinceramente, su 100 interventi almeno 80 li ho fatti io e ho avuto un grosso successo proprio anche in funzione di una società che dal punto di vista economico è amministrata bene e soprattutto dal punto di vista economico in prospettiva dello svincolo. Tu sai che lo svincolo espropria la società del valore giocatori, perché una società ha nell'attivo il valore giocatore, il passivo i debiti. Il momento in cui con lo svincolo viene a svilire il valore dei giocatori, ecco che ci si trova tutti in un bilancio sbilanciato passivamente, e dove in quel caso lì o ci vuole un apporto esterno, o che sia lo Stato o che siano i soci, oppure a quel punto lì si tratta di presentare i libri in tribunale per il fallimento. Se seguiamo così, se seguiamo con questi prezzi, caleranno per forza gli spettatori, però per abbassare i prezzi dobbiamo abbassare il costo dello spettacolo. Questa è una cosa che mi fa ridere, insomma, è come un cane che si morde la coda, non c'è niente da fare. A questo punto, insomma, la situazione è gravissima, non è grave. E niente, si spera che proprio che il Campionato del Mondo rilanci anche da un punto di vista, chiamiamolo almeno di entusiasmo, questo sport, perché vedrete che quest'anno ci sarà anche meno spettatori, perché la crisi economica che ha invaso tutta l'Italia, la disoccupazione ancora sta aumentando ancora, perché anche questi provvedimenti che sono in studio ancora non hanno un effetto positivo. E naturalmente le prime spese a tagliare sono quelle voluttuarie, no? D'altronde le televisioni ti dà la possibilità di rivedere i gol 10 volte, di rivedere le partite, tutto quanto, e che allora proprio solamente il tifoso veramente attaccato, il tifoso ingallito è quello che verrà allo stadio. La maggior parte di gente risparmia soldi in giro. Di grande rilevanza il rapporto tra Rozzi e i tifosi bianconeri, un binomio che è stato alla base di tanti successi e di tante emozioni. Il presidente agisce non tanto per lui quanto per l'Ascoli, per la nostra città e per tutte le Marche. Noi dei club e a nome di tutta la cittadinanza lo ringraziamo. Voi mi ringraziate di aver fatto una buona squadra. Cioè, voi sapete che prima di essere presidente dell'Ascoli io sono un ascolano, e quando si fa qualcosa per la nostra città è qualcosa che a me mi dà fascino e mi dà veramente tanta gioia. D'altronde la città nostra è conosciuta anche per altri motivi, di carattere storico, di carattere industriale, però l'Ascoli Calcio ha dato una grossa spinta pubblicitaria a questa nostra città. Io me ne sento orgoglioso da ascolano. Magari, non so, io adesso girando in tutta Italia per problemi di lavoro, io mi vedo salutare in tutte le parti. E questo è frutto di questa società sportiva che è considerata tra le più simpatiche, anzi la più simpatica
Società d'Italia. Se dovessimo fare noi un referendum sulla simpatia, sicuramente lo scudetto della simpatia lo vinceremmo noi. Quest'anno, siccome avremo Maradona, ci sta Rummenigge, saranno 78 partite a quel livello, bisogna organizzarsi pure noi, anche perché ci saranno tanti tifosi che seguiranno queste squadre, e allora dovremmo accogliere con la massima cordialità, col massimo rispetto, con la massima simpatia, però dobbiamo vincere pure le partite, insomma, bisogna gridare pure durante la partita. Prima e dopo non serve, durante la partita è importante, perché io stando in panchina mi rendo, sapete quando fa piacere, quando c'è un'incitazione della curva sud, perché ti senti più forte, sembra che c'hai dietro di te il vostro grido infonde nell'animo nostro, io mi sento pure giocatore, perché lotto pure io tra arbitri, tra io e Mazzone, sembra una guerra lì. Ma ci sentiamo pure noi incitati da queste canzoni, da questo grido, da questo sventolare di bandiere. Questa è una cosa veramente importante. Tu dicevi, ma per l'Ascoli Calcio è importantissimo il fatto sportivo. Altronde si fa per loro, adesso questo spettacolo, perché lo facciamo? Per gli spettatori. Loro rappresentano un po' l'elite degli spettatori dal punto di vista strettamente sportivo, no? E lo spettacolo è loro, parliamoci chiaramente. Io che posso organizzare, cerco di organizzare una squadra al meglio per le possibilità e le disponibilità sia di giocatori che economiche che abbiamo. Però insomma lo spettacolo è degli ascolani, l'Ascoli Calcio è degli ascolani. Parliamoci molto chiaramente. Come noi, la nostra società sportiva rappresenta una città che è la più piccola d'Italia. Cioè io dico, molte volte quando dice una piccola società, no. Qui si confonde la dimensione cittadina, anagrafica della città con la dimensione della società sportiva. Noi siamo una grande società che stiamo in una piccola e meravigliosa città, questo è importante. E questo fatto è merito, oltre che della società, ma soprattutto è merito vostro, perché voglio dirvi, ossia lo spettacolo, la conduzione, l'amministrazione dello spettacolo è anche vostro. Rozzi e l'Ascoli Calcio avranno pure vissuto amarezze sportive, ma di soddisfazioni se ne sono comunque tolte tante. Nessuna grande del calcio italiano può dire di non essersi mai piegata di fronte ai bianconeri. Oggi l'Ascoli ha fatto una bellissima partita. Sembrava che giocassimo con una squadra di serie inferiore, ma adesso non lo so se eravamo forti noi oppure oggi loro attraversarono una giornata particolarmente depressa, difficile. Ogni volta che riempiava il portiere nostro era un pericolo, se voi avete visto. Per loro non si fosse stato su gioco a zona, non lo so, io non lo capisco. Quello che è importante, credo che sia un punto di orgoglio nostro, che noi abbiamo 4 giocatori in prima squadra, proprio ascolani. E d'altronde con un'utenza di 50.000 per 50-60.000 abitanti, riusciamo a avere 4 in prima squadra e altri 2-3 stanno pronti per entrare. Questo è un grosso successo del nostro settore giovanile. Ti arrivo io su Zico, parliamo. No, ma io non voglio parlare di Zico, ci parliamo dopo. Ci parliamo dopo, io voglio un'altra cosa. Sgombriamolo subito, perché questo signorino praticamente mi ha dato più fastidio fuori campo che in campo. In campo non ha fatto niente, fuori campo è una settimana che tutte le testate dei giornali porta questo nome. C'è stato, tanto è vero che grazie a lui abbiamo avuto questo meraviglioso e ottimo pubblico, e numerosissimo pubblico. È un personaggio, tenuto conto dei risultati fatti fuori casa negativi, 2 risultati, avevamo il dovere e la necessità di fare un risultato pieno, e veramente mi spaventava. Non mi ha fatto dormire stanotte questo. Invece oggi è bastato un anzivino che l'ha bloccato. Io lo ringrazio perché stanotte dormirò veramente a gonfie vele. Perciò vi voglio dire questo, se è bastato un anzivino a fermarlo, teniamoci queste 4 ossa nostre. Allora se Zico è Zico, allora Novellino che è? Novellino? Perciò è Zico Zago, dico, no? Perché a un certo momento, insomma, vogliamo scherzare, insomma. Novellino li ha ammazzati tutti, in difesa, in attacco, ha costruito, ha fatto tutto. Allora che è Novellino? Ma vogliamo stare a scherzare, insomma. Ecco. Tutto l'opposto della prima parte di gara. De Vecchi parte il tiro, rete! Rete! Rete di De Vecchi! Fucilata di De Vecchi! Fucilata di De Vecchi al 35esimo!
fine d'Ascoli è andato in vantaggio l'Ascoli con Nicolini, è intervenuto di testa, anzi esattamente di nuca, su un calcio d'angolo battuto alla sinistra della porta di Zoff da De Ponti. Quindi ricapitoliamo, calcio d'angolo di De Ponti, intervento in acrobazia di testa di Nicolini che con la nuca ha deposto in rete, tutto questo al 20esimo. Ascoli 1, Juventus 0, a te la linea. Verso De Ponti, intervento di Cilona su di lui, al centro Torrisi, rete, pareggio dell'Ascoli con Torrisi. Regoli che può partire in contropiede, Greco, 2 contro 1, Regoli, Greco al limite dell'area, Greco, tiro di Greco, rete, azione Regoli, Greco, e l'Ascoli si porta in vantaggio al 90esimo. De Vecchi avanti, scambia e poi riceve in area di rigore, rimette al centro, stop di Novellino, il tiro di sinistro non è violento ma preciso per Zoff, un po' spiazzato. Beh, comunque no, ha regalato la vittoria a 15.000 spettatori, i 25.000 sono questi marchigiani che di fede juventina vengono ogni anno, pagano, vengono qui e poi vedono perdere la Juventus. Ha avuto un'azione, più che un'azione, quello ha avuto un pallone, l'ha buttato dentro. E ti dico, sono rientrato avvilito, ma non ti dico ancora di più, che tra primo e secondo tempo piango sempre, come un bambino. Nessuno nella vita ti regala niente, eh? Ogni cosa devi conquistare 2, 3 volte, 10 volte per avere una volta, specialmente quando uno sta in disgrazia come l'Ascoli. Perciò dobbiamo essere determinati, la determinazione deve venire da me. Voi avete visto che io non abbandono più la squadra né in casa né fuori casa. Andrò a Napoli, andrò in tutte le parti d'Italia, perché ecco, prima a me è responsabile la società, la squadra, l'allenatore e il pubblico. La serie è importante per una città come la nostra. Dobbiamo tutti, nella propria responsabilità, nel proprio incarico, nella propria disponibilità di tempo e di apporto, deve dare tutto quello che può. Parte Zanoncelli, il destro e il gol dell'Ascoli. Sblocca il risultato la formazione bianconera con questo missile di Francesco Zanoncelli, che si insacca all'angolo alto alla destra della porta di Alessandro Nista. E vedete tutta la grinta di Francesco Zanoncelli e l'entusiasmo della curva sud che... Siamo al 41esimo, il coraggio e la generosità finalmente premiano l'Ascoli e con esso Gilles De Ponti, che vari palloni aveva mancato in precedenza. Questa volta, l'avete visto, il numero 11 ascolano scarica tutta la rabbia su una palla a volo passatagli da Boldini a mezza altezza, che piega le mani del pur bravo numero 1 catanzarese. Scusa Mario, sono Ciotti da San Siro. L'Ascoli è in vantaggio al 25esimo con un gol che ha segnato a mio avviso Torrisi, cioè il pallonetto da destra effettuato dal tornante di Fabbri ha superato Bordone, è stato toccato da Perico solo a mio avviso quando la palla era già in gol. Proprio in questo momento il Ascoli ha raddoppiato con Boldini con la complicità di Occhi Pinti. Contropiede ascolano avviato da Anastasi, proseguito da Moro con appoggio sulla sinistra per Boldini.
In dribbling a rientrare, il terzino ascolano si è liberato del primo oppositore, poi ha lasciato partire un destro, cioè un tiro effettuato con il suo piede d'appoggio, ha carambolato su occhi pinti ed è terminato nell'angolo opposto a quello di tiro a mezza altezza alla sinistra di Bordone. Pertanto esattamente al 45esimo per il mio cronometro, l'Ascoli conduce a San Siro per 2-0, a te la linea. Ciotti da San Siro, devo ancora intervenire per segnalare un'ulteriore rete degli ascolani ottenuta da Bellotto per un equivoco della difesa interista al nono minuto, pertanto al nono a San Siro, Ascoli 3, Inter 0, a te la linea. Non ho interrotto Averi perché sapevo appunto che stava per passarmi la linea, comunque l'Ascoli è andato a 4 con Anastasi, un'incursione di Boldini sulla sinistra, si è portato in area, ha trattenuto il pallone difendendolo molto bene dall'assalto e ripiegamento difensivo di un paio di centrocampisti nerazzurri e quindi lo ha affilato a raso terra verso il centro dell'area di rigore interista, dove Anastasi si è avventato e di piatto destro ha messo alle spalle di Bordone. L'Ascoli è passato in vantaggio, ha segnato pochi istanti fa Anastasi su cross di Moro, ha battuto di testa Anastasi Zoff. Per Anastasi, questa è una notazione statistica, si tratta del 100° gol in Serie A. Allora quindi Ascoli in vantaggio sulla Juventus per 1-0 al 10° minuto di gioco, a te Luzzi. Devo ancora intervenire da Torino, l'Ascoli ha nuovamente segnato, proprio un istante fa ha segnato, ci sembra, Bellotto su azione di contropiede, quindi Ascoli in vantaggio a Torino per 2-1 sulla Juventus, a te Provenzale. Scusa Mary, intervengo da Torino, l'Ascoli ha portato a 3 i suoi gol, ha segnato nuovamente Bellotto che di testa ha deviato in rete una punizione calciata da Moro. Sperato, risognato di trovarci qua e festeggiare. Voi lo scudetto e noi la permanenza in Serie A che è lo scudetto nostro. Credo che nella vita è brutto chi non ha vinto mai. Allora c'è la paura di vincere, ma voi avete questa paura, l'avete già superata. Avete un pubblico meraviglioso, un pubblico che sembrano, no 100.000, 10 milioni nello stadio, 10 milioni nello stadio e uno fuori dallo stadio, perché è un pubblico di una correttezza, di una signorità, di un'educazione che dovrebbe essere, è stata premiata, ma dovrebbe essere come esempio e punto di riferimento di tanti pubblici in Italia. Io credo che la salvezza quest'anno nostra è un quadro di Picasso proprio, che è fatta con quella con quelle sfrangiature, con quel pizzico, chiamiamolo, di fantasia, che ha creato un entusiasmo che veramente, se dovessimo noi un certo momento progettare una salvezza con una squadra che parte bene, si trova in fondo alla classifica, risale, ricade, risale e vince, è veramente un fatto eccezionale. Per Ascoli città, per Ascoli provincia e per le Marche stasera è una data storica. Avere qui la nazionale, essere al centro dell'attrazione dell'Europa intera, io credo che è un fatto irripetibile. Io ho ringraziato il presidente Sordillo, ho ringraziato tutta l'organizzazione della federazione che ci ha dato l'onore di venire ad Ascoli. Noi abbiamo cercato di fare il massimo, quello che potevamo fare, comunque siamo contenti perché oltretutto la nazionale ci ha ripagato ossia noi che cosa speravamo? Innanzitutto portare fortuna alla nazionale, io sono uno scaramantico, tant'è vero ho messo i calzini rossi oggi, proprio quelli che contano, perché per la nazionale io ho due amori, ho l'Ascoli Calcio e la nazionale. Il quadro l'avete fatto voi da un punto di vista di gioco, però è in una cornice di pubblico, e perché molte volte certi quadri sono sgraziati senza una cornice, e noi abbiamo fatto una bella cornice, voi avete fatto il quadro. Avete messo in difficoltà a noi, perché avete fatto una magnifica cornice senza conoscere il quadro. Io sono convinto che Costino Rozzi sia inimitabile, per cui un presidente come lui non è possibile trovare. Ma io avevo avuto sentore che qualcosa di grosso c'era qui ad Ascoli, però è stata per me una grandissima sorpresa, incominciando da quella manifestazione di pubblico
i fuochi artificiali, gli spettacoli in abiti antichi, ma tutta questa popolazione che è stata vicina alla nostra nazionale. Devo dire davvero grazie Ascoli. Il rapporto tra Costantino Rozzi e gli arbitri è stato quasi sempre burrascoso. Il presidente li accusava di protagonismo e di sudditanza psicologica nei confronti delle grandi squadre. Novantesimo, un rigore sacrosanto per atterramento di Juary viene negato dall'arbitro Vitali. Un rigore non assegnato che vi facciamo rivedere senza tanti commenti. No, io ho chiamato 2 o 3 volte guardalinea perché penso lui è anche una persona molto importante in campo. Lui è primo assistente di arbitro perché si giocava il suo mezzocampo, però lui mai alzo banderino. Questo è sempre l'arbitro di Torino, Io dico, ma è una cosa assurda, ma poi che reazione era? Insomma, io voglio dire questo, insomma, in un certo momento questi stanno veramente, è sta diventata una situazione veramente insopportabile. Nonostante questo l'Ascoli in 10 comunque sta mettendo abbastanza in ordine la partita. Questo deve fare attenzione questo signorino, perché questo adesso ha applicato la regola secondo lui, sa che la regola la applichi veramente fino alla fine. Mi pare che era la mano lì. Prima in aria c'era un qualcosa di Zaccarelli. Poi questo Torino che ogni volta c'ha sempre la reazione. Nicolini a terra, Corti, c'è un Nicolini a terra. Comunque il rigore non c'era, ecco, voglio dire, a questo punto molto probabilmente non c'erano i fischi perché vincevamo la partita. Purtroppo quest'arbitro come minimo ci porta sfortuna, venuto lì da me immeralzato, già questo è un senso di protagonismo, no? Fa il protagonista, perché viene lì un presidente che si alza, stavo al di là della pista, addirittura dove stavano i carabinieri, dove oltre me ci stavano 200 persone, viene a cacciare me, questo lo fa il protagonista, no? L'arbitro, insomma. Rozzi e Mazzone escono anzitempo dal campo in segno di protesta contro l'arbitraggio del signor Bergamo di Livorno. Che la squalifica mia, che da un punto di vista di condizionamento psicologico è più efficace di quello del giocatore, ma l'Ascoli Calcio non fa niente. Sarò io che andrò sul giornale dicendo Rozzi è il presidente squalificatissimo, Rozzi eccetera, che ormai è diventata una moda pure, ci sono diventato un personaggio queste squalifiche, esatto. No, per dire. Perciò ma questo lasciatelo a me, se deve fare una brutta figura la faccio io. Il presidente Costantino Rozzi è risaputo che è scaramantico, questo 17 porta veramente male all'Ascoli. Ma ci porta male, oltre che il 17 pure Pairetto, come si chiama questo arbitrino, sì. Il quale niente, ci ha arbitrato 4 volte, abbiamo perso tutte le volte. Mi dispiace proprio, perché infine, anche se il pareggio ci potevamo, anzi noi la panchina eravamo già contenti, perché soprattutto uscito fuori dal 17. Ecco, 2 rigori, un po' troppi? No, ma c'era pure il terzo se vogliamo. Comunque l'arbitro è stato un arbitro veramente. Guarda, ha dato i rigori, c'erano pure tanti fiorentini, non c'è stato nemmeno un minimo di accenno di contestazione. Un arbitro è internazionale e si vede che veramente è internazionale, perché è stato proprio preciso. Molto dice, ma perché date i rigori parli così? No, io parlo pure quando abbiamo perso in casa e abbiamo perso con arbitri veramente. Con arbitraggi veramente all'altezza. Un capitolo a parte lo merita il campionato di Serie A 82-83 che culminò con il famoso 2-0 sul Cagliari che valse all'Ascoli la sofferta salvezza. Al di là della spettacolarità del gioco espresso nei tornei di vertice da Fabbri e Mazzone e della cavalcata in Serie B dell'Ascoli di Mimmo Renna, fu questo infatti il campionato che meglio ha sintetizzato lo spirito combattivo dell'Ascoli di Costantino Rozzi e dei suoi tifosi. Ma comunque tornando a situazioni scaramantiche, tu sai che 2 anni fa, proprio l'ultima partita, retrocessa ad Ascoli il Brescia. L'anno scorso è toccato al Bologna, quest'anno tocca a Cagliari. Comunque finalmente ci abbiamo di fronte la squadra da battere. Sono veramente felice perché io so che la nostra squadra in casa non perdona a nessuno.
domenica avremo una cornice di pubblico eccezionale. Io vorrei dare un annuncio, insomma, praticamente domenica dovremmo riempire lo stadio come quando era con la Juventus. Grideranno tutti e io farò la corsa dai distinti nord ai distinti sud, poi mi incinocchierò e farò il segno della croce come ho fatto sempre su tutti i gol dell'Ascoli. Le tifose ci credono in quest'Ascoli fino all'ultimo? Io sì, molto, ci ho fatto 700 chilometri. Da dove, signora? Da Torino. Sono venuta fin qui proprio per vedermi sto Ascoli e che ce la dia sta vittoria. Che Gesù ci facesse la grazia, insomma, perché così l'ultimo 90 minuti è una sofferenza, che non ci arrivi più nessuno, non lo auguro a nessuno, veramente. Nicolini, traversone, Novellino può tirare, Novellino al centro, Greco, finta di Greco, tiro, rete dell'Ascoli, ha segnato Greco. L'Ascoli è passato in vantaggio al 27esimo minuto nel corso del primo tempo, rete di Greco. Splendido gol del numero 10 bianconero che ha controllato il passaggio di Novellino in area e poi dopo una serie di finte ha pescato sull'angolino più lontano della porta difesa da Malizia ed ha segnato così un gol importantissimo. È il gol decisamente più importante del campionato. Presidente Rozzi, l'Ascoli ha segnato un passo verso la permanenza in Serie A. Speriamo il risultato fino alla fine, così. Ciao, ci vediamo più 27 minuti. È la più difficile degli ultimi anni, comunque riusciremo sicuramente a batterli minimo 2-0, come l'avevamo preventivato, 2-0 e 2-0 sarà. Rozzi come sta in panchina? Rozzi non ci sta in panchina. Ma come è presente? Non te lo dico dopo. Ma Quagliozzi mantiene il possesso del pallone, propone questo traversone al centro. Pericolo, Azzali, Nicolini sulla linea, ha salvato Nicolini. 7 secondi, il Lascoli è in Serie A, il Cagliari è in Serie B, se il risultato dovesse mantenersi così fino alla fine. Attacca in questo momento il Cagliari, recupera Poli sul settore di mezzo destro, si gira, prosegue la sua azione, rimette verso il centro per Quagliozzi, colpo di testa di un difensore che ribatte, recupera ancora il centrocampo della formazione cagliaritana, Lascoli ha ritirato dietro quasi tutti i suoi uomini, riparte quindi l'azione d'attacco dalla propria tre quarti, è Monelli che scende, spinge verso il centro, avanza ancora, scambia con Nicolini che difende il pallone, è pronto per il tiro, un pallonetto, rete! Ha segnato Nicolini con un pallonetto, ha colpito Malizia e diciamo che il più beffardo dei palloni è entrato nella rete di Malizia. Il più beffardo dei palloni è entrato nella rete di Malizia. Scusi signori, io so che lei devo fare con le regolazioni, io non ho segnato e comunque mi lasci trasmettere. C'era un tifoso dell'Ascoli che, spinto da una grande passione, cercava di abbracciarmi, ma io non ho segnato. La di tutti i fotografi, è una festa indescrivibile. Nicolini, praticamente la salvezza dell'Ascoli in questa partita, si chiama Enrico Nicolini, questo giocatore che arrivò ad Ascoli Piceno piuttosto criticato da una parte del pubblico soltanto perché magari non ha i piedi buoni nel vero senso della parola, ma è furbissimo, ha i piedi buoni, ha dimostrato di averli. Ma io diciamo sono stato un buon profeta, però è il merito di questi ragazzi, è favolosi, eccezionali, perché hanno avuto 300.000 problemi durante l'anno. Te la stai godendo tutti questi ultimi secondi? No, niente, non vedo l'ora che finisce perché voglio andare a far festa qui, ragazzi. Rozzi a caldo, non ci siamo preparati. Scaramanticamente non ci siamo preparati. L'Ascoli rimane in Serie A. Con pieno merito e in campo, guarda, a me mi dispiace per il Cagliari, è stata una partita terribile, una partita combattuta. Comunque il più forte vince, se oggi siamo stati veramente forti. Abbiamo avuto 10 azioni da rete, ne abbiamo fatte 2, mi dispiace per il Cagliari e gli ho tanti auguri.
se il Genoa ha fatto qualche illecito, vada giù il Genoa e che si salvi il Cagliari. Presidente, in casa l'Ascoli è sempre così, c'era da aspettarsi. Sì. Beh, io l'altra domenica ormai morivo, poi a 15 minuti alla fine, quando ho visto quei risultati, ho detto siamo salvi, perché in casa abbiamo tritato tutti e tritavamo pure il Cagliari. Siamo giunti al termine di questo viaggio nel mondo dell'Ascoli di Costantino Rozzi, un viaggio che ha riportato alla luce momenti che hanno segnato la storia della squadra bianconera e del suo presidente. Ed è proprio con un pensiero di Costantino Rozzi che abbiamo voluto concludere questo film, un film dedicato al presidentissimo, a coloro i quali si sono avvicendati in questi anni al microfono o dietro le telecamere di TV Telecentro e a tutti quanti hanno vissuto con passione ed emozione i formidabili anni dell'Ascoli di Costantino Rozzi. Quest'anno nasce un nuovo picchio dell'Ascoli. Avevamo un picchietto un po' femminile, capito? Un picchietto un po' che era da pulcino. Un picchio rapace, alla Mazzoni, guarda, un lupo vanaro quest'anno sarebbe. Questo! E si mangerà tutto! Questa è la presidenza, alla Rozzi! Beh, sai, io sono più delicato, non posso sapore!